I vagabondi del gusto all'osteria Il Coltivo di Borgo Malanotte. La storia, anzi le storie nella storia. Allora, lui è grande capo e Gioacchino. Però ha detto parlo dopo l'amorosa. Perché l'amorosa è più spigliassa. Sì, facciamo quando non è vero, vero, però adesso si è vestita da conca, non da ostessa. La perdoniamo, la preferivamo prima in tutta più avessola, non importa. Via, come nasce questa osteria, la vostra avventura in questo splendido ambiente? Beh, l'osteria nasce da ancora un'idea che è nata 5 anni fa di Gioacchino con suo zio. Poi suo zio non ha più voluto proseguire l'avventura e abbiamo deciso di prendere in mano noi, insomma. Quasi architetto. Quasi architetto, quasi, però... me ne mancano 3 mesi. Sì, infatti no. Ho detto quasi architetto, ho uno spazio, cose da quello che non sono. Cosa fa la cucina? Osteria con cucina. Sì, sì, non lasciamo lui. Ah, no, allora che meglio. Cerco di spiegare. Si sbrocca un poco. Allora, quello che noi facciamo in osteria praticamente è... riprendere la tradizione veneta nostra, i piatti della cucina veneta praticamente, della cucina contadina di una volta. E con questa osteria in questo borgo, diciamo, in questo stupendo borgo che è il Borgo Malanotte, diciamo, abbiamo voluto riproporre la vecchia osteria, diciamo, con dei piatti tipici e caratteristici. Non la osteria con la H come qualche imbecille fa, cioè, scusami, andava spiegato, andava, vai. E allora abbiamo questa cucina vecchia, diciamo, di una volta, rivisitata, la cucina dei contadini. Meno grassa, meno unta, sì, magari più, certo, portata... Quella che faceva la nostra nonna, però riproposta, diciamo, no? Per stomaci meno un po' più delicati, un po' più delicati, certo. Oh ragazzi, volevo dirvi una cosa, perché voi sapete che quando noi visitiamo dei posti, se ci piace la buona, se no andiamo più avanti, andiamo più avanti, voglio dire, no? Questi signori qua hanno una curiosità, coinvolgono i clienti che gli portano la bozza di vino nuova, il formaggio, abbiamo assaggiato con esso la formaggina, la cacciotta eccezionale, insomma vini che arrivano pagati. Un raboso, vedete che c'è sangue proprio, c'è un raboso che è raboso, non secondo le lezioni di qualche vignaiolo qua vicino che ha fatto i soldi con le confraternite, lasciamo stare, vabbè, estendiamo un pietoso velo, non voglio fare polemica in casa d'alte. Questa curiosità, questa passione per trovare i prodotti della tradizione, qua non trovate i prodotti industriali adulterati, la trovate, e poi c'è questa curiosità di conoscere, di andare, di accostarsi. Tant'è vero che noi abbiamo deciso di organizzare a partire da gennaio nel percorso di questo progetto europeo che ci porta. Abbiamo chiamato le parole della terra il progetto, perché la terra ci dà questi splendidi prodotti che loro ci offrono e le storie, la narrazione delle nostre tradizioni. Noi vogliamo organizzare degli incontri al filò con i produttori, i contadini, la gente, i giornalisti, gente che viene qua e racconta la realtà delle cose. Qualcosa meglio di più di un'osteria come questa? Cioè, quasi architetto, ma tu dopo fare l'architetto continui a fare lo stesso, perché se dopo fare l'architetto ti cancelliamo subito. Qual è l'idea? Qual è l'idea? Beh, l'idea è quella di stare qui. Anche perché è tuo amoroso, voglio dire. No, no, beh, lui insomma... No, dico che per fare le cose fatte bene ci vuole passione. Se c'è passione... tutto può riuscire e puoi fare un lavoro. Ma anche hai preso un colorito bellissimo. Sì, perché non è neanche bevuto, però sei andata, no, bene. Ma anche il Giochino se le cava bene, che poi quando la chiacchierata è normale, sì, telecamera o non telecamera, come se non ci fosse. Sì. Allora diamo appuntamento a tutti il 20 gennaio, mercoledì 20 gennaio in questo splendido contesto. Sarà una sorpresa per tutti, perché le cose che abbiamo inventato, faremo 10 appuntamenti il prossimo anno, nel prossimo anno, un mese, per raccontare le storie, le nostre storie. Grazie a voi e al prossimo appuntamento. Questo progetto, Comunicare per Esistere, che va alla ricerca dell'ingegnosità dei nostri imprenditori nelle economie locali,
il comune di Vazzola, e quindi anche Tese di Cave, che fa parte del comune, è stato inserito in questa rete europea dei borghi europei del gusto. Cosa siamo andati a scovare per i nostri telespettatori? Kimmer si chiama, che produce queste cose che vi spiegheremo, ma prima di tutto il nome. Cosa vuol dire Kimmer? Perché so che è particolare. Ma no, no, è una congiunzione di alcune parole austro-ungariche, no? Non hanno nessuna. Bellissima sta cosa austro-ungarica, perché poi forse il nome un po' austriacante o tedesco dà l'idea della solidità. Esatto, sì. Scusami, se mi permetto. Esatto, esatto, sì, abbiamo creduto di dare una, un senso di robustezza, come di praticità. Più che robustezza e praticità nell'utilizzo, nella pulizia, e quindi anche il nome forse. Il nome trasmette subito, no? È immediato. Due fratelli, fratelli Bazzo, tu sei Claudio, e dopo l'altro che abbiamo accolto l'altro giorno, Maurizio. Allora, questo non so se definirlo un grillo, un barbecue, cioè spiegaci. Dunque, nasce un po' dalla consuetudine che qui c'è in zona, che ognuno si fa la griglia, si fa la piastra, c'è la tradizione. Tutti chef, tutti esperti nella loro macchina. Certo. Noi abbiamo lavorato per anni a fare dei particolari per le grandi aziende, racconto terzi, diciamo. E qui c'è la patria proprio delle aziende che costruiscono i grandi piatti. Non sbagli, occasione persa. Certo. E così abbiamo pensato di riproporre quel tipo di prodotto, naturalmente ridimensionato, però usando la stessa filosofia, cioè di costruire un prodotto serio, pratico, affidabile, e non ci interessa molto le quantità e i numeri, però di fare un prodotto di una garanzia nel tempo soprattutto. Diciamo che ci sono, mi dicevi prima nel dialogo che abbiamo fatto prima dell'intervista, ci sono dei modelli, dei format base, diciamo così. Non so sì, 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 e poi si ripetono, quindi partiamo dal mignon, da quello piccolo, certo. E quindi ci sono quattro modelli base e poi usando i componenti dentro, cioè i bruciatori, certo. I rubinetti, si possono abbinare, moltiplicare e fare i vari modelli e arrivare fino a questo qua. Ecco, fammi l'esempio di qualche diversità, cioè di qualche... Dunque, innanzitutto i tipi di cottura sono due, se abbiamo cottura per griglia e cottura per piastra. Certo. La piastra è una piastra in metallo, quindi è liscia, satinata, certo. La pulizia va bene, e poi quindi c'è una cottura dove va bene sulle verdure, sulle certo. Bistecche, sulle... abbastanza universale, diciamo. Sì, molto più pratica anche per certo. Sì. E poi c'è la cottura alla griglia, quindi abbiamo fatto questo modello che ha dei bruciatori che scaldano dei supporti, dei teuli e una griglia. La versatilità è che qui si può mettere una griglia cotondino, una col canalino, una piana, molte cose. Anche in pietra volendo? La pietra può essere... possiamo mettere la pietra onare sulla piastra, quindi senza cambiare la parete. Senza cambiare la parete. Noi in pratica abbiamo 14 basi. Questa è la versatilità, 14 basi. Okay. E moltiplicando, combinando i modelli, arriviamo circa 50. Quindi c'è il vantaggio per noi di non dover tenere 50 modelli. Certo. Cioè, e anche per chi acquista, perché magari alcune cose avrebbe piacere di cucinare sulla piastra in metallo, altre, o magari per una, certo. Può mettere sulla piastra in pietrolare, qui la stessa cosa, la griglia. Questa è più indicata per i pesci perché certo. Se ci sono dei prodotti più grassi da mettere solo per scolare l'olio, certo. Si mette sulla griglia quel granito e recupero. Esatto, quindi abbiamo un po'... Ho notato, sono 40 anni che mi occupo dell'agroalimentare, no? Che i particolari sono molto ben curati, non è buttata là. No, il vantaggio di puntare sulla piccola quantità e sulla ricerca così di un prodottino serio ci obbliga in un certo modo di curare, perché poi è ovviamente chi si mette lì a lavorare nella riproduzione, certo. Quindi tutto è passato per mano, tutto è curato e pensiamo di dare un prodotto veramente... Finito bene, insomma, curato e finito bene. Ecco, poi questi signori qua, i fratelli Bazzo, hanno fatto un'altra cosa, comunicano soprattutto col web. Kimmer Facebook, lo ricordiamo, la pagina che avete, no, per avere tutte le informazioni. E poi i vagabondi del gusto sono arrivati in questo itinerario alla scoperta degli inediti del quartiere del Piave al salumificio Spadà.
Emanuele, un po' di storia anzitutto del, del salumificio. E niente, la nostra è una piccola azienda partita 15-16 anni fa, da una mia volontà, diciamo, per il fatto di poter sfruttare le capacità e le conoscenze del padre che appunto per 50 anni ha vissuto in questo mondo, nel mondo dei salumi, anche come consulente Italia estero, quindi ho detto perché non approfittare di avendolo in casa la conoscenza, certo. E niente, la partita così un po' tra virgolette per scherzo, e questa azienda ha come core business la porchetta trevigiana, prodotto che mi era stato richiesto inizialmente da un cliente, poi pian pianino ha portato uno sviluppo sempre maggiore, con una continua crescita ogni anno, e siamo arrivati ad oggi ad una produzione che si aggira attorno alle 700-800 porchette a settimana. A settimana? Sì. È una bella quantità. Sì, diciamo. È un bel volume. Grazie anche allo sviluppo che ha avuto proprio la porchetta come prodotto in sé. Sappiamo che comunque è un prodotto naturale, senza conservanti, non viene trattata, cioè carne pura che viene solamente salata con degli aromi, delle spezie e poi viene cotta. Poi tu sei riuscito a essere presente in catene di distribuzione, nei negozi, nelle macellerie, sì. Insomma, hai una distribuzione variegata da, sì, quanto ho capito. Partiamo dal piccolo bar, diciamo, i grossisti che servono a loro volta bar, pizzerie, ristoranti, e per andare poi in distribuzione organizzata e grande distribuzione. Ecco, noi siamo qua a Mosnigo, nel comune di Moriago della Battaglia. Stai partendo la conquista anche dei mercati europei, mi pare di aver capito. Sì, stiamo iniziando a fare qualcosa, abbiamo già iniziato anzi a lavorare con Croazia, Slovenia, un po' di Austria e qualcosa in Germania, e adesso in collaborazione con altre persone stiamo vedendo appunto di sviluppare anche qualche altro paese europeo, sì, potrebbe essere Francia, Belgio, dove comunque abbiamo anche dei prodotti che potrebbero trovare un riscontro. Ecco, come viene accolto il prodotto all'estero, il nostro prodotto, il Made in Italy? Sicuramente piace molto, piace, a volte non è conosciuto, non hanno la cultura sul come mangiare alcuni prodotti, però non si può dire che non piaccia, cioè assolutamente anche la porchetta trevigiana, che non è conosciuta sicuramente all'estero, quando viene assaggiata comunque riscuote sempre un grande successo per questa sua naturalezza, delicatezza che ha il prodotto. Confermiamo, quando abbiamo messo in degustazione in Istria, la porchetta è andata via letteralmente bruciata, i giornalisti, i comunicatori, persone che erano là per degustare alla comunità degli italiani di Buie hanno divorato addirittura la porchetta. Quindi auguriamo ad Emanuele buon lavoro e continueremo il racconto del suo salumificio all'interno di questo percorso che ci porterà al 2016, anno europeo dei borghi. Grazie. A lei, grazie a lei. Laura Panizzutti, promotrice finanziaria. Laura, è d'obbligo, siamo verso la fine del 2015, una domanda ovvia. Com'è andata la raccolta rispetto ad un momento economico che sappiamo, sì, c'è 0-0, ma insomma è ancora stenta, diciamo così, a riprendere il volo la nostra economia? Allora, innanzitutto buongiorno, grazie per essere qui oggi. L'annata del 2015 volge alla sua fine, diciamo, al crepuscolo, ed è, devo dire, andata bene, perché abbiamo constatato che i segnali della ripresa, diciamo così, per quello che riguarda la capacità di risparmio dei veneti, c'è stata, si è vista, e quindi devo dire che è andata veramente bene. La mia attività in particolare è cresciuta rispetto al 2014 ed è stata una conferma importante.
al di là della capacità di risparmio che il cliente ha avuto nel 2015, la propensione proprio la propensione al risparmio, non dimentichiamoci che il popolo italiano è un popolo di risparmiatori, certo. Però io ho constatato che al di là di questo, di questa ulteriore conferma, c'è stata anche la conferma del verso la banca che si è scelta come banca custode del proprio risparmio. Quindi, che deve essere meritevole di fiducia. Che deve essere meritevole di fiducia, e questa è stata un'ulteriore conferma. Quindi da una parte la crescita della capacità di risparmio, dall'altra un'ulteriore conferma verso le banche più sicure, più solide. Da questo punto di vista. Nel Veneto dico di vicende bancarie, non occorre che le riprendiamo dalla cronaca, ce ne sono state abbastanza. Io non posso parlare. Non è vero, certo, non è giusto. Però non è neanche il contesto giusto. Non è neanche il contesto tanto giusto. Tanto basta vedere ogni giorno i giornali. È sulla stampa specializzata, certo, il tutto, e quindi, quindi ogni persona, certo, può verificarlo. Però si chiude il 2015 e si apre il 2016, che per quanto riguarda il mondo bancario, ce lo vuoi ricordare te, che sei un esperto, ovviamente, che novità ci sono? Ti ringrazio per questa domanda, perché poco fa ho appena sottolineato l'importanza della scelta della propria banca, cioè dove depositare i propri risparmi. Quindi oggi le scelte il cliente non le fa più sull'onda della fiducia che ha con il proprio consulente, ma vuole anche verificare lo stato di salute della banca. E è proprio vero, dal 1 gennaio 2016 entrerà in vigore la legge sul bail-in, e cioè per la prima volta nella storia saranno i risparmiatori, e quindi i privati, a salvare, diciamo così, le banche. Mi spiego meglio. Per fare danni in galera magari gli amministratori corrotti. Questo è un altro discorso. È un altro discorso. No, diciamo pure come entrerà in vigore questa legge e in che cosa consiste. Dicevo, per la prima volta nella storia gli azionisti sono chiamati in prima istanza a coprire le perdite delle banche. In seconda battuta gli obbligazionisti della banca stessa in difficoltà, e in terza battuta i correntisti e i depositanti. Quindi, se nel nostro immaginario la banca è sempre stata vista come una realtà dove il denaro veniva messo al sicuro dai nostri bisnonni, certo, nonni, eccetera, oggi il cliente deve essere consapevole che dal 1 gennaio non sarà più così. Tutte quelle banche che si troveranno in difficoltà e che dovranno affrontare per l'appunto il bail-in, chiameranno a rispondere anche i risparmiatori privati. Quindi ne vedremo delle belle sicuramente. Purtroppo però bisogna fare un'adeguata informazione al cliente, perché solo il 9% dei clienti, leggevo un articolo, certo, di giornale, solo il 9% dei clienti bancarizzati è a conoscenza di quello che succederà, purtroppo sì. Ecco, dopo l'ultimo aspetto che io ti chiedo ogni volta che ci incontriamo, perché mi pare giusto, è quello di questo tuo grosso impegno nella comunità, cioè dai una mano con partnership a molte iniziative locali, diciamo così, no? Onestamente, fuori dei denti, no? Cioè, proprio visto a tu per tu, ti è servito qualcosa? Ti serve qualcosa o è una pura tua sensibilità femminile straordinaria verso questa iniziativa? Ma guarda, tutte e due, io direi, sicuramente c'è un'intenzione a mantenere questo tipo di partnership, diciamo, certo, con le iniziative c'è locali. Visto, io non ho detto sponsorizzazione. No, è un termine che non mi piace. Certo. Io adoro il lavoro che faccio, adoro comunicare con le persone, adoro relazionarmi, mettermi in confronto, per cui appoggio tutte le iniziative volte a farsi conoscere, a comunicare, a far conoscere il proprio servizio, il proprio prodotto, questo l'ho sempre, certo, detto. Se poi insieme a questo c'è anche il tornaconto di conoscere delle nuove persone e quindi l'acquisizione dei clienti della realtà nella quale io opero, perché no? Trovo che sia una cosa bella attraverso proprio questo rapporto di collaborazione e di partnership, come dicevo prima, arrivare anche ad un tornaconto, se vogliamo, che conferma quelle che sono le tue capacità. Un tornaconto pulito, no? Esatto. Bene, esatto. Laura, allora noi
noi ci lasciamo con una promessa di 10 gennaio per approfondire sì. questo discorso della legge certo. Delle banche pirate che finalmente cominceremo a tirare un po' le stricche, no? Mamma mia, è una cosa molto nuova, questo certo. è vero. Ti ringrazio comunque, grazie a voi, grazie.